Buonasera, ho l'onore di salutare il signor sindaco Mariella Bruno, tutte le autorità presenti e tutti voi donne e uomini di Siculiana per la splendida accoglienza che mi avete riservato. Come appena detto, mi chiamo Giacomo Santa Lucia, sono figlio di un emigrante di Siculiana, Giuseppe Santa Lucia. Mio padre tanti anni fa è andato in Germania per dare ai suoi figli un miglior futuro. Grazie papà, ti è riuscito. Per ringraziarti vorrei aiutare con tutto il cuore il tuo amato paese, Siculiana. Però per spiegare meglio come fare ed essere più preciso parlerò nella lingua madre. E non avete paura perché Roberta mi aiuterà con la traduzione. Buonasera. Parlerò in tedesco perché non vorrei perdere nemmeno una goccia dell'argomento, perché la mia lingua madre purtroppo, perché sono nato in Germania, è il tedesco. Beginnen mit einer Städtepartnerschaft. Warum eine Städtepartnerschaft? Es gibt drei wichtige Motive. Allora, iniziamo a parlare di questa collaborazione tra le città. Perché questa collaborazione? Ci sono tre motivi importanti. Wir haben seit über 60 Jahren keinen Krieg mehr in Europa. Weil Menschen verschiedener Nationen sich gegenseitig besuchen, Urlaub machen und sich dadurch gern haben. Weil Kriege gab es nur und leider gibt es viele Politiker und Diktatoren, die Nationen gegeneinander aufbrachten, gegenseitig aufhetzen und diese funktionieren so nicht mehr. Deshalb habe ich mich auf meinem Friedensprojekt im Film gezeigt, dass ich mit Frieden befasst habe und dem an einem Tag viele Schüler sich mit dem Thema Frieden beschäftigt haben. Allora, il primo punto è la pace. In Europa non abbiamo più, almeno da 60 anni, una guerra. Perché? Prima i capi di Stato, i dittatori imponevano al popolo un'idea di un'altra nazione e tutti diciamo eravamo assoggettati e eravamo al loro comando. Adesso non c'è più questa situazione. Il popolo europeo è unito attraverso i viaggi, le vacanze, abbiamo l'opportunità di conoscere le diverse nazioni e di sapere che quello che prima ci dicevano non era la realtà. Quindi il messaggio di pace, soprattutto che io ho dato agli studenti, è quello molto importante, anche attraverso la canzone Camminiamo insieme. Zweitens, es ist wichtig, dass Schüler sich austauschen und lernen. Wir lassen Schüler aus Siculiana nach Mapingen oder Schüler von Mapingen nach Siculiana. Erstes Ergebnis ist, dass am 8. Juni schon Schüler aus Deutschland nach Italien kommen, um Urlaub zu machen. Nächstes Jahr können schon 700 Schüler nach Siculiana kommen. Und die eben von Mai bis Juli, wenn hier in Siculiana kein Tourismus ist. Dies bedeutet, Hoteliers füllen die Zimmer, Restaurants füllen die Lokale, die Lokale kaufen Tomaten, Paprika und viele Dinge, die Speisen, die Wirtschaft wird angekurbelt. Allora, il secondo punto è quello degli scambi culturali. È importante che gli studenti facciano questi gemellaggi, che vadano in Germania, apprendano, imparino i loro costumi, li portino qua e viceversa, anche noi da Siculiana andiamo in Germania. Per questo arriveranno già un primo gruppo l'8 giugno da Mappinger, della Germania, per fare qui le vacanze. Se tutto va bene, addirittura il prossimo anno si aspettano 700 studenti, questo porterà un turismo anche da maggio fino a luglio, quando qua insomma, non c'è tantissimo turismo, e quindi questo che cosa significa? Hotel con camere piene, ristoranti pieni, ristoranti di conseguenza andranno a comprare. E quindi questo riporterà, rianimerà l'economia del nostro paese. Dritter Punkt, die Menschen über 50 Jahre, die Geld haben, kommen vom Januar bis Mai und vom September bis Dezember.
sodass die ganze Zeit über Jahre hinweg Tourismusgeld nach Sibiana fließt. Dies bedeutet Arbeit für alle und für die Jugend. Allora, il terzo punto è anche un turismo, diciamo, della stessa età, tra virgolette, uomini e donne anche dopo 50 anni, benestanti, che verranno in Germania e che verranno dalla Germania, non solo da gennaio a maggio e da settembre fino a dicembre, quindi anche nei mesi non troppo caldi in cui loro amano viaggiare. Quindi questo si potrà prospettare per Siculiana, per questa cittadina, anche un turismo nei mesi che chiamiamo un po' più morti. Grazie. Adesso continuo io a parlare, proverò a parlare in italiano. Poi quello che ha detto già il sindaco, una rivista in Germania, la più conosciuta in Germania, che si chiama EOS, EOS vuol dire frontiere senza, no, Europa senza frontiere. E qui pubblico, non la Spagna, faccio vedere New York, faccio vedere Madrid e faccio vedere Volturo, Siculiana e Real Mondo. Real Mondo lo faccio già vedere. Perché noi abbiamo loro qui, abbiamo spiagge magnifiche. Io sono stato in tanti paesi, sono stato alla Spagna, sono stato alla Grecia, però spiagge così belle. E soprattutto mangiare, che ho oggi fatto, ho mangiato bene, come lo facciamo noi italiani, non lo fa nessuno nel mondo. E per questo vorrei che si inizi a fare questo gemellaggio. Adesso forse metà di marzo o metà di aprile viene la prima delegazione della Germania, il sindaco. Viene il capo della birra che vuole sponsorizzare pure anche il gemellaggio, che ci vogliono anche i fondi. E poi si inizia a avere anche i fondi se abbiamo più gemellaggi, in Real Mondo ce ne sono già tre. Con tre gemellaggi sono fondi che si possono avere anche del Parlamento Europeo. Però per arrivare a questo punto dobbiamo iniziare, dobbiamo fare il primo passo con il primo gemellaggio. E spero che quando vengono adesso voi l'accogliete come hanno accolto il sindaco e la delegazione e firmano il contratto per il gemellaggio. Io sono conosciuto in Germania, non faccio tante parole, come avete visto faccio tanti progetti, poche parole, per questo adesso termino la mia parlata e mi ringrazio che siete benvenuti a accompagnare il nostro cammino, camminiamo insieme.